Ok, questa si chiama autosuggestione. Ho appena visto le simpatiche immagini del chupacabra e mi sto cagando sotto. Il chupacabra non esiste, il chupacabra non esiste, il chupacabra non esiste, il chupacabra. Ecco, siamo qua con il signor Massimo da Milano. Vediamo, buongiorno. Okay, perfetto. Che è l'unico uomo del villaggio che ha visto le caprette. Volevamo capire con lui semplicemente se è una realtà o visione. Realtà, assolutamente realtà. Quando è che l'hai viste? L'ultima volta l'avvistamento è stato il sabato che sono arrivato, insieme a mia moglie. Perfetto, e durante il viaggio non avevi fumato o preso sostanze allucinogene e cose di questo genere? Che ricordi, no. Quindi le caprette sono state avvistate sabato, quindi sono già passati 3-4 giorni? Sì, esatto. 3-4 giorni e non sono state più avvistate. Esatto. L'unico testimone per ora del villaggio. Tua moglie può confermarci o negarci la cosa? Sì, adesso sì, sta facendo finta di niente, sta facendo finta di leggere. Vuoi confermarci? Confermo. Aspetta, devo incontrare. Confermo. Confermo che abbiamo visto queste caprette. Quante caprette erano? Quattro caprette, sì. Ok, no, in realtà mi dicono che sono caprette e muffloni. Cioè, non so se mi hanno detto che sono... Potrebbe essere, ci potrebbe essere in giro il chupacabra da queste parti, che è quell'essere mitologico, leggendario che va a... Potrebbe essere, non l'ho mai visto, che succhia praticamente, è sudamericano come... succhia sangue alle capre, in poche parole. Non l'ho mai visto, quindi non posso confermare. Ok, però potrebbe essere, nel senso... Potrebbe, assolutamente. No, voglio dire, se le hai viste sabato e poi non le hai più viste, potrebbe essere intervenuto. Dipende da cosa si fuma e cosa si prende durante la giornata, sì. Ok, quindi si apre la possibilità, anche remota, della presenza di questo chupacabra. Vediamo un attimo se verrà confermato o meno. Ciao ragazzi, siamo a Rio Marina. Alle nostre spalle dovrebbe essere il monumento più famoso di Rio Marina, che sono i quattro baroni rampanti che si susseguono in un circolo vizioso. Cercando di capire, io vedo sul quel promontorio lì che dà dalla parte di Ortano, vedo... Sì, dietro, Ortano rimane lì. Vedo delle capre. Sì. Infatti, se va in fondo a questa e gira... Poi c'è tutto un sentiero che va... Perfetto. Va bene, grazie mille. Buona giornata, signori. Allora, adesso andiamo a svelare forse il mistero di queste cazzo di caprette. Aspetta, ma sono delle caprette che tiene la signora? No, sono caprette selvatiche. Ah, proprio selvatiche? Sì, lei le tiene, le accudisce. Ah, le accudisce? Sì, lei deve andare, cavo. Seguo cavo. Sinistra subito, ci sono tre ristoranti, tutto sulla sinistra. Perfetto, grazie mille, buona giornata. Sto cercando, avete visto delle caprette voi sui dirupi di qua? Perché sono molto molto lontane. Punta lì, no? Della Greta, ci sono le abitazioni. Ok. E dice che non sono padrone di mettere un fiore, che le capre le mangiano. Dalle caprette. No, attaccate, le mangiano, perché sono brave. Certo, buona giornata. Il mistero delle caprette si infittisce. Non si riescono a capire se sono dalla parte di cavo, come dice il signore, oppure addirittura si vedono dal mare. Adesso torno indietro, prenderò la macchina e andrò verso Cavo, che è un paesino qui vicino, dove dovrei trovare la signora che cura le caprette. Siamo posizionati qua al villaggio di Ortano. In questo momento noi siamo qui, ok? Siamo dalla parte opposta di questo promontorio. In poche parole, le caprette che noi vediamo, le vediamo su questo dirupo qua. Ho sbagliato strada. Allora, ho sbagliato appena strada, mi stavo imbucando in un bar. Grazie mille! Anche da cavo. Ma è più semplice? È più. Ok, grazie mille! Mi puoi aiutare? Mi dica, ho bisogno d'aiuto. Io sto cercando di beccare le caprette selvatiche. Allora, attenzione, gregge caprino, piccolo allevamento
La signora delle caprette probabilmente abita qui, ma come potete vedere è un piccolo allevamento, però recintato questo. Siamo fuori strada, però fochino, perché abbiamo visto almeno tre caprette. E adesso dovremo andare dall'altra parte, però perché ci siamo comunque spinti troppo distanti dal promontorio dove noi vediamo le caprette dal villaggio di Ortano. La roccia verticale di cui parlavamo prima è nella parte di là dove il villaggio si sviluppa praticamente a partire dalla spiaggia verso l'interno, e le caprette adesso, o meglio sabato quando sono state viste, scendevano quasi fino ai tetti del villaggio. Allora, il primo punto è appurare se esattamente, se realmente queste caprette scendevano fino a quel punto del villaggio. Punto numero due, bisogna capire perché da sabato queste capre non si vedono. La prima strada che voglio percorrere è semplicemente adesso andare a vedere, ad appurare che queste caprette non ci siano su questo versante, che poi mi sposterò più in là. Che bello qua. Ok. E i casi sono due: o portiamo sfiga noi, oppure è intervenuto qualche altro fattore che ha fatto sì che le caprette non venissero più ad arrampicarsi su queste rocce verticali. Si susseguono, diciamo, varie ipotesi, e interpellando praticamente alcuni anche del villaggio, neanche loro riescono a spiegarsi perché le capre non si avvistano più, cioè sono sparite da un giorno all'altro. Allora, qualcuno all'interno del villaggio, scusate, sentito un rumore, spero che siano le caprette, ma... Allora, qualcuno nel villaggio, stavo dicendo, ha buttato in avanti, ha proposto una soluzione, introducendo, un po' per scherzo e un po' no, perché sinceramente piano piano vado a crederlo anch'io, l'esistenza di un cosiddetto chupacabra. Stavo cercando proprio adesso cos'è il chupacabra. Il chupacabra è questo animale leggendario, diciamo contemporaneo, sto leggendo adesso su Wikipedia. Allora, è caratterizzato dal fatto di avere degli strani aculi sulla schiena, ed è una sorta di mezzo animale e mezzo uomo dalle raffigurazioni che si vedono qua, guardate. Vediamo se mette a fuoco. Chupacabra significa succhia capra. In poche parole, questo animale, questo particolare animale, ha la caratteristica di, appunto, questo animale ha la sento dei rumori. Allora, questo animale ha la caratteristica di attaccare le capre, soprattutto capre e anche animali domestici, ma più prettamente capre, e ha la caratteristica di succhiare il sangue alle capre. Seconda caratteristica di questo animale è quella di lasciare gli animali che attacca con delle strane e orrende mutilazioni. Troveremo o le capre o il chupacabra a questo punto. No, sinceramente adesso, a bando le cazzate e la battuta di un tipo giù al villaggio che ha tirato in ballo questo chupacabra, che appunto è un essere già di base fantomatico e mitologico. Però sinceramente, passeggiando qui solo soletto in questa zona, dove c'è solo questa bassa radura, basse pianticelle, da una parte e dall'altra parte solo il mare, e diciamo mi aspetterei tranquillamente di vederlo spuntare da un momento all'altro. Allora, stavo semplicemente notando che qua al bordo del sentiero c'è una specie di punto strano qua, che sembra un punto di passaggio, è un po' controluce, non so se vedete, sembra un po' un punto di passaggio perché l'erba è tipo schiacciata tutta da una parte. C'è una specie di ramo che è rotto, ci sono dei rami che sono rotti, come vedete perde parti della corteccia, sembra che è passato qualcosa di qua. E vi assicuro che... Ok, no, niente, vi assicuro che il punto di passaggio non è piccolino, nel senso, adesso non so se si vedono rispetto a me, ma non si capisce, è alto 2 metri il passaggio, la specie di voragine nell'erba è alta 2 metri e larga 80 centimetri. Sicuramente non è una capra. Continuo a notare però in questo punto in particolare del sentiero, noto spesso dei punti di varco, cioè ne sento sempre qualcuno che appunto di forza è entrato nel sottobosco.
Le caprette sono arrivate! Tutto bene e quel che finisce bene. Abbiamo visto le nostre belle caprette e siamo contenti.